Secondo te questi ultimi eventi di femminicidio sono legati a un senso di superiorità dei maschi verso la donna? No, da un senso di insicurezza degli uomini nei confronti delle donne. E secondo te quali potrebbero essere le possibili soluzioni a questi eventi? Possibili soluzioni sarebbe quello di diffondere, immagino, per esempio, una maggiore consapevolezza da parte degli uomini, dei cosiddetti uomini. Grazie, arrivederci. Prego. Buongiorno. Volevo fare domande sul femminicidio. Dati gli ultimi episodi, cioè gli ultimi episodi di femminicidio, secondo lei sono legati a un sentimento di superiorità che l'uomo prova nei confronti di una donna? Sono legati alla sua cultura, è la cultura che suggerisce a certi uomini di sentirsi superiori o sentire che la donna è un oggetto nelle sue mani. E purtroppo sono schiavi della loro cultura, sono schiavi del modo come sono stati educati, piuttosto che dei condizionamenti dell'ambiente intorno. Ormai sono tanti casi di femminicidio. Secondo lei quali le donne cosa potrebbero fare per difendersi o per prevenire almeno in parte questa? Le donne dovrebbero stare innanzitutto unite fra loro, confidarsi, appoggiarsi vicendevolmente. Troverebbero sicuramente poi la strada in ogni singolo contesto e in ogni singola situazione per poter uscire dalle singole difficoltà. Va bene, grazie. Arrivederci. Secondo lei quali sono le cause per le quali gli uomini abusano delle donne? Gli uomini abusano delle donne perché viviamo in un'epoca di patriarcato. Quindi gli uomini da troppi secoli hanno nei confronti delle donne un atteggiamento di predominio, sono le loro un po' prede, un po' succubi, e comunque sono loro che devono prendere tutte le decisioni e sono loro che devono amministrare comunque la vita. E da quando questo accade, e non è da sempre, perché attraverso gli studi archeologici della Maria Gimbutas si è rilevato che fino a 5.000 anni prima di Cristo non era così. Sarebbe bello se voi studiaste queste cose a scuola, perché non è vero che l'uomo è così, è diventato così. E abusano delle donne perché per loro è la loro forma di potere. E la cosa drammatica è sapere che nel mondo più del 50% delle donne non ha diritto all'istruzione, non ha diritto al voto, non ha un diritto di esprimersi e quindi non partecipa alla vita sociale. E credo che questo sia uno dei motivi principali per cui nel mondo ci siano le guerre. E le donne non parlano per amore o per paura? Quando le donne sono abusate non parlano quasi sempre per paura. È impossibile parlare di amore quando ci sono abusi. L'amore non può essere fatto di violenza. Quella è una visione sbagliata di chi confonde l'amore con l'attaccamento o con la paura della solitudine. L'amore non può essere fatto di violenza. Secondo lei il femminicidio è anche causato dalle donne? Innanzitutto tengo a precisare che questa parola femminicidio, che da poco è stata coniata, è molto brutta, perché l'uccisione delle donne è un omicidio come un altro, no? Quindi specificare, so che serve per farlo rientrare, come se rientrasse, si mette su un'etichetta, serve però per diffondere forse e far capire più il senso di questo atto terribile. Colpa delle donne? Beh, se l'amore è malato, certo, può darsi che sia malato da entrambe le parti. Parlare di colpa per me, che sono donna, sono naturalmente dalla parte delle donne, però non sono fanaticamente dalla parte delle donne, può darsi, si rompe l'equilibrio, si rompe qualcosa, ci sono donne violente, anche donne che uccidono i bambini, uccidono i propri figli, quindi è un fenomeno che va approfondito a moltissimi livelli. Quali possono essere le priorità per attenuare il femminicidio? Quali possono essere? Le priorità per attenuare il femminicidio? Ci vuole, secondo me, molta denuncia, non avere paura di denunciare. E poi anche le persone che stanno accanto, i familiari, il vicino di casa, insomma bisogna stare molto attenti.
perché a me è capitato, io sono viva per miracolo, e forse grazie anche alla famiglia, alla presenza dei familiari che venivano, buttavano, dormivano con me, stavano con me, insomma capita col compagno, col fratello, insomma, quindi è rischioso, l'unico modo è denunciare. Secondo lei l'Italia è un paese fortemente maschilista? Ancora sì, forse soprattutto al sud. Secondo lei qual è la causa che spinge ha spinto migliaia di uomini all'omicidio di donne che dicono di amare? Secondo me è innanzitutto un problema di cultura, e di essere retrogradi e antiquati nel non aver, diciamo, cultura fondamentalmente, un problema di cultura. Il femminicidio è anche causato dalle donne? In parte, diciamo, no, diciamo, questa è proprio una cosa un po' severa questa, però comunque la cultura deve essere, diciamo, modificata, sia la cultura delle donne che quella degli uomini, non solo quella degli uomini, però che sia causato dalle donne mi sembra un po' una cosa un po' eccessiva. Quali possono essere le priorità per attenuare tale fenomeno? Le priorità per attenuare, secondo me bisogna che ci sia una rete per proteggere le persone che possono essere, diciamo, vittime, bisogna accorgersene prima, bisogna dare una mano a chi è in difficoltà, cercare di, e anche con gli approfondimenti culturali, la divulgazione. Va bene.